Ciao! Oggi voglio raccontarvi una bellissima storia d'amore. Qualche tempo fa mi sono recato più volte a Milano all'Accademia di Brera, alla Pinacoteca di Brera, in preda alla febbre. Nulla a che vedere per fortuna con l'epidemia da coronavirus. Voglio dire che ero preso da una eccitazione febbrile che mi ha portato più volte a visitare quel meraviglioso tempio dell'arte figurativa meneghina per farmi un'idea precisa di una questione di cui voglio parlarvi. La notizia che avevo casualmente ricevuto da un amico era sensazionale, di quelle che giustificano, secondo me, un viaggio a Milano o dal Sudafrica, figuriamoci da Roma che sta a 3 ore di treno. Ma prima di giungere a Milano e a Brera voglio chiarire più di un antefatto. Abituatevi perché questa storia ve la racconto come una serie di scatole cinesi. E partiamo da quando tutto ha avuto inizio, ovvero dall'aprile del 2014. Nella buia e polverosa intercapedine di una soffitta di una casa di campagna nei pressi di Tolosa, in Francia, nella Francia meridionale, è stato rinvenuto un quadro in ottimo stato di conservazione, databile tra il 1600 e il 1610, raffigurante l'episodio biblico di Giuditta che taglia la gola a Oloferne. Le circostanze del ritrovamento, insieme alle caratteristiche tutte del quadro, erano tali da sollevare immediatamente interesse, un acceso interesse negli addetti ai lavori. E naturalmente anche le più sfrenate fantasie degli amanti dilettanti della pittura come me. Innanzitutto il soggetto, Giuditta taglia la gola ad Oloferne. Poi la sua redazione, la sua composizione, la sua regia, la datazione presunta in quei primi anni del Seicento, lo stile molto raffinato, la qualità elevatissima della pittura, il tipo di cornice, tutti elementi che hanno suscitato nei fortunatissimi primi osservatori dell'opera un brivido lungo la schiena e attirato le attenzioni degli appassionati di tutto il mondo e persino della stampa generalista che notoriamente di quadri si interessa pochissimo. Perché? Qui è necessario aprire un'altra scatola polverosa e fare un altro balzo indietro nel tempo a un inizio molto prima di questo inizio. Siamo negli anni di passaggio tra il XVI e il XVII secolo, tra il 1599 e il 1602-603. A Roma, il giovane lanciatissimo Michelangelo Merisi da Caravaggio, reduce dal trionfo della sua prima commissione pubblica, la decorazione della cappella Contarelli con il ciclo di San Matteo nella chiesa di San Luigi dei Francesi, cominciava la sua scalata al successo. Era giunto in città qualche anno prima, nella primavera verosimilmente del 596, senza un soldo in tasca, dalla natia Milano. Tra una rissa, un alterco in strada, in osteria, un incontro di pallacorda, una sbronza, una passione tormentata, aveva trovato il modo di scalare rapidamente, vertiginosamente le classifiche di notorietà dei pittori della capitale, cominciando da quelle botteghe di piccolo livello nella zona di Campo Marzio, nelle quali esercitava una bassa manovalanza, presso pittori modesti come Lorenzo Carli o Antiveduto Grammatica, per poi passare nell'atelier senz'altro più prestigioso del cavalier d'Arpino, Giuseppe Cesari, che però
mal sopportava la presenza in casa di un giovane apprendista così talentuoso che rischiava di oscurare il suo stesso talento e la sua stessa fama. Caravaggio, in questo cursus honorum, in questa sua iniziale scalata al successo, aveva rapidamente in quegli anni raggiunto una autonomia creativa e professionale, soprattutto grazie all'intercessione di potenti e facoltosi mecenati, primo tra tutti il cardinale Federico Del Monte, ambasciatore della famiglia Medici in città. D'altronde non poteva accadere nulla di diverso, non sarebbe potuto accadere nulla di diverso, perché Caravaggio era sì ancora un ragazzo, ricordiamo che è nato nel settembre del 571, quindi poco più che trentenne, ma già esprimeva un talento di vastità sconosciuta fino ad allora. Aveva una ispirazione geniale e rivoluzionaria, innovativa. Aveva una visione totalmente nuova e unita ad una capacità tecnica così straordinaria, così prodigiosa da apparire francamente quasi sovrannaturale. Qualsiasi cosa toccasse la faceva diventare bella, preziosa, unica. Quindi non stupisce che in breve tempo tutti i più sensibili, munifici, mecenati della città finirono per interessarsi a lui e competere per una sua opera, facendo a gara per attribuirgli commissioni. Dopo il trionfo della Cappella Contarelli, in quei mesi in cui realizzava il ciclo di San Matteo, prima ancora di mettersi all'opera sulla Cappella Cerasi, viene avvicinato da un facoltoso banchiere ligure, Ottavio Costa, che gli propone la realizzazione di un quadro con il tema di Giuditta e Oloferne. E Caravaggio la realizza. Il quadro sarà chiamato Giuditta Coppi, dal nome dell'ultimo proprietario italiano, Coppi, che vendette il quadro negli anni 70 allo Stato italiano. E oggi il quadro, la Giuditta e Oloferne Coppi, è custodito presso la Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Barberini a Roma. È un olio su tela di 1,5 m x 2, 3 m² in tutto di rara, conturbante, assolutamente inaudita bellezza. Ottavio Costa era talmente rapito e ipnotizzato dal quadro che lo faceva proteggere da un drappo di velluto pesante che rimuoveva solo per mostrarlo ad amici fidati. E nel suo testamento nel 1632 volle precisare che il quadro non sarebbe mai potuto essere alienato dagli eredi, doveva restare nella sua famiglia per sempre. Chiunque abbia amato o ami una persona, un ricordo, la vita stessa, e la abbia amata e la ami di quel sentimento così intenso che fa sentire dolore al solo pensiero di smarrire l'oggetto dell'amore. Chiunque tema di perdersi nel buio, chiunque trasalisca quando un viso amato gli appare davanti e chiunque abbia sentito almeno una volta il cuore battere in gola come un martello, al minimo segno della presenza della persona amata o di un profumo, un colore, del suono della voce, un messaggio, un vago cenno da lontano. Chiunque abbia vissuto e viva tutto questo non può, semplicemente non riesce a rimanere indifferente di fronte a questo stupendo capolavoro. Siamo in una stanza buia, all'alba, forse invece è l'ora più cupa della notte. Un bruto seminudo passa in un istante dal sonno alla morte, per mano di una giovane donna che gli affonda in gola una lama. Si tratta di un episodio dell'Antico Testamento, tratto appunto dal libro di Giuditta, dove si narra del nobile e valoroso gesto di una giovane bellissima vedova ebrea che salva gli abitanti della città di Betulia, assediata dal generale assiro Oloferne. Prima
fingendo di concedersi a lui, e poi uccidendolo nel sonno dopo averlo fatto ubriacare. Il fatto di sangue, eroico, ma non per questo meno efferato nella sua truculenza e anche nei suoi risvolti pruriginosi, visto e considerato che mai è stato chiarito se il rapporto carnale tra l'orco e la giovane vedova fu consumato davvero, ha sempre diviso i credenti, al punto da indurre veri e propri partiti in contrasto l'uno con l'altro, riformisti, protestanti da una parte, ebrei da una parte, cattolici contro riformisti dall'altra, a ritenerlo alternativamente apocrifo o originale. In tempi di stretta controriforma, di reazione della Chiesa Cattolica Romana alla Riforma Protestante, e forse proprio per questo era considerato un vero e proprio paradigma dell'ortodossia cattolica romana. Era considerato evocativo del trionfo del bene sul male, della Chiesa sulla pericolosa, brutale eresia scismatica che minacciava le fondamenta della Chiesa di Roma, da cui naturalmente la succosa commissione al Merisi. Esisteva forse un argomento più appropriato, più adatto a valorizzare quel sovrumano tenebroso talento? Io non credo. La luce delle fiaccole investe le figure da sinistra a destra, scolpisce i muscoli orribilmente contratti di Oloferne, il cui volto è deformato in una smorfia da ebro violento, sorpreso, impotente, per l'ultima volta rabbioso, sconfitto, senza possibile rivincita da una giovane donna che credeva di aver sottomesso, da un popolo intero che era certo di aver vinto. Che sia la luce delle fiaccole, possiamo pensarlo, immaginarlo, presumerlo, per una logica lineare propria di noi comuni mortali, ma all'occhio che guarda non sembra proprio così. È troppo intensa, compatta, pastosa quella luce, una fascia di uniforme chiarore senza riflessi rossastri, una via lattea dorata che conduce fin dove vuole il pittore. Non sto dicendo che sembra una luce artificiale, no, non intendo questo, neanche per un momento sembra artificiale, nulla a che vedere con quei posticci neon tipici di questi, dei copisti più o meno maldestri del maestro, mistificatori di quella luce sublime, no, questa è una luce del tutto naturale, ma, e qua è il paradosso nel dramma, si tratta di luce solare, non di fiamma, di torcia o candela. Una luce solare di notte in Giudea. Che succede? Nel buio della ragione, nella cupa oscurità fondamentale che avvolge gli umani e li spinge fin dentro gli abissi dell'abiezione, c'è qualcosa, c'è un fascio compatto, radioso di sole, penetra nella tenda del generale, si fa strada in un'atmosfera sospesa, solcando lieve lo spazio come la spada di Giuditta affonda senza sforzo apparente nel gozzo di Oloferne. Ed ecco che, baciata da questo rivolo prodigioso che fende la tenebra, compie il suo trionfale ingresso nella storia dell'arte una figura straordinaria, una ragazza dalla pelle candida, dai riccioli biondi, deliziosa nella persona con cui si presenta, terribile nell'azione che compie, una leggiadra sgozzatrice dall'abito sontuoso e provocante, dai floridi seni prementi contro il tessuto appena
velato, orripilata dal suo stesso gesto, ma risoluta fino in fondo nel compierlo, mentre una vecchia rugosa, incartapecorita nutrice, Abra, la osserva con gli occhi sgranati, la smorfia affondata nelle rughe di un viso grottesco. Né quel barbaro Oloferne decapitato, né la vecchia passiva complice che attende con il sacco in mano sono pienamente, veramente umani. Sono in realtà maschere, sono sillabe, frammenti, restano esempi, paradigmi di stati vitali, di singole proiezioni dell'anima. Sono come zattere abbandonate su un oceano di disperazione, di angoscia. La forza della vita sembra fermarsi in loro in superficie, senza arrivare al contatto profondo. Giuditta, invece, ne incarna il repertorio completo, integrato, sintonico. Per questo la luce la sceglie. È questo quadro un cantico, un'ode alla bellezza nella sua complessità, come capacità di accogliere il male senza smarrirsi, di passare attraverso il fango della disperazione senza sporcarsi, di vivere come un vero essere umano nelle passioni dolorose che ogni giorno simulano la morte, ma anche nelle rinascite improvvise, tumultuose, fragorose, senza fuggire, senza sottrarsi. È un poema d'amore, è un sonetto perfetto questo quadro, come perfetto è perfetta è la superficie lucida del velluto rosso del sipario, vero timbro della pittura caravaggesca, sua firma, il sipario che sovrasta la scena, spezzata in pieghe profonde, improvvise fughe verso l'ombra, ritorni fulminei alla luce. Non promette quiete e semplicità, ma articola il canto polifonico della complessità, la stessa del suo pittore, la stessa del suo creatore. I versi d'amore escono dalla figura di Giuditta. La luce va verso di lei, ma anche da lei proviene. Una ruga ne solca la fronte, una smorfia dolcissima ne increspa le labbra, fissando per sempre la sua umanità. Intorno rimane il dramma, la truce necessità della vita, la sua violenza, la sua crudezza, l'ombra, quella patina scura che avvolge i pensieri di Abra e avvolge l'ultimo rantolo del tiranno sgozzato, sembra essere il colore del mondo, una lama depressiva, fredda, che può recidere irrimediabilmente qualsiasi sogno, qualsiasi speranza nel futuro. Ma per fortuna il quadro ha un cuore diverso, il cuore del quadro è Giuditta. Da lei parte un battito, un fremito di vita, di energia luminosa che immediatamente ripristina ogni equilibrio e porta a una sintesi formidabile. Non c'è orrore che tenga. La bellezza, la giustizia, l'amore possono vincere, anzi vincono senz'altro nonostante tutto. Quella ruga delicata, quello sguardo sofferto sono la vera e propria salvezza del genere umano, perché gridano al mondo che si può vincere il male senza diventarne seguaci. Si può combattere l'ombra senza precipitarvi dentro e mischiarsi a quell'orrore. Un quadro richiesto per celebrare la Controriforma fa molto, molto, molto di più. Viene eseguita da un genio a strati sovrapposti, a strati di significato. C'è un copione che ubbidisce con diligenza alla commissione,
ma subito dopo c'è una regia che confonde le carte, portando in scena, oltre ai personaggi richiesti, anche la luce, l'ombra. E gli interpreti così chiamati dal regista finiscono per raccontare al pubblico stupefatto tutta un'altra storia. È un capolavoro straordinario. La voce corre. In ogni bottega d'Europa si parla di quell'uomo che dipinge il reale, che porta la vita in pittura senza nascondere nulla. Artisti famosi, giovani e meno giovani, affermati e meno, scendono da ogni dove in pellegrinaggio a Roma per ammirare i prodigi del giovane maestro lombardo, ma troveranno le sue tele, non lui. Caravaggio è fuggito precipitosamente, lo sappiamo, per sottrarsi alla pena di morte, avendo ucciso in una zuffa, dopo una partita di pallacorda, un capetto di quartiere, Ranuccio Tommasoni, rampollo di una potente famiglia romana. È il 28 maggio 1606. La materia fosca che sgorgava dall'anima inquieta e si fissava sulla tela irrompe nella vita reale di questo pittore. Si produce in questo momento la prima, più grave frattura tra quell'intuizione profonda che Caravaggio aveva nella sintesi prodigiosa tra ombra e luce e la incapacità materiale dell'uomo, non del pittore, a tenere in equilibrio quelle due forze nella sua vita reale. Un'onda di tenebra inseguirà da questo momento in poi quell'esistenza raminga, la tallonerà sempre più dappresso, fino a ghermirla quando, in un ultimo momento tragico, il fuggitivo esausto si consegnerà al suo destino su una desolata spiaggia toscana nel 1610. Ma subito dopo la fuga da Roma, in quelle settimane del giugno del 1606 e poi successivamente fino a luglio del 1607, dopo un iniziale ricovero presso i feudi dei suoi protettori Colonna, dove dipingerà due altri straordinari capolavori, la Madonna del Rosario, attualmente a Vienna, e la Maddalena Penitente, Caravaggio troverà appunto un rifugio a Napoli. È già così famoso che i giovani pittori del nord Europa, che vivono in una comunità numerosa nella capitale, nella ricca capitale partenopea, lo ammirano come un grande maestro, lo accolgono tra loro nei loro atelier, nei loro studi. Fioccano anche a Napoli le commissioni, si susseguono i grandi capolavori. Nello studio dei pittori fiamminghi Louis Finson e Abraham Finck, che ospitano per lungo tempo Caravaggio e che sono suoi amici e devoti ammiratori, nel 1607 due lettere di due diverse persone, indirizzate entrambe al duca di Mantova, che era sempre a caccia, avida di buoni dipinti, segnalano la presenza di due straordinari quadri di Caravaggio, che li ha dipinti e li ha anche abbandonati perché nel frattempo, manco a dirlo, è dovuto fuggire anche da Napoli salpando per Malta. Si tratta appunto della Madonna del Rosario e di un quadro detto Oliferno con Giuditta. Per molti motivi, che qui è impossibile elencare, la critica ritiene che questa ultima definizione, quest'ultimo quadro, sia una seconda versione del quadro, appunto, Giuditta e Oloferne, con medesimo soggetto, realizzato a Roma e oggi a Palazzo Barberini. Una seconda versione originale di quella Giuditta Coppi. Dunque, il Caravaggio è tornato sul tema in quei mesi a Napoli, evidentemente con una nuova, diversa motivazione. Questo, del resto, lo ha fatto altre volte per altri
soggetti più volte. Uno per tutti, la cena in Emmaus che ha regalato al mondo in due versioni che sono veramente antipodiche, molto diverse l'una dall'altra, la cosiddetta versione Mattei che oggi è alla National Gallery e la Patrizi che si trova appunto a Brera e che probabilmente è quella dipinta nei soggiorni napoletani o appena precedenti. Questo racconta tutto, questa dedizione allo stesso soggetto in più momenti, racconta molto del complesso percorso dell'ispirazione di Caravaggio e del suo percorso evolutivo. E quindi non è un fatto assolutamente inusuale. Purtroppo di questa seconda versione della Giuditta con Oloferne, arrivata ad Amsterdam al seguito di Finzone e Finck e lasciata in eredità dal primo all'amico nel 1617, si perde ogni traccia. Oggi non sappiamo dov'è. Abbiamo però uno straordinario vantaggio: sappiamo esattamente com'era. E lo sappiamo perché quei giovani fiamminghi non si limitavano ad ammirare Caravaggio, ma lo hanno copiato e ricopiato innumerevoli volte, con esiti naturalmente diversi, alcuni molto brillanti, altri decisamente meno. E oggi, per questo motivo, esiste un gran numero di copie d'autore dei quadri di Caravaggio, molte delle quali praticamente coeve agli originali, realizzate in contemporanea agli stessi lavori di Caravaggio. E tra le migliori di queste ci sono proprio quelle di Louis Finzone, che era un discreto pittore. Per esempio la Maddalena in estasi copiata da Finzone o la Crocifissione di Sant'Andrea. Naturalmente, per la nostra storia, il più importante di queste copie è la Giuditta e Oloferne, seconda versione, quella napoletana. Quindi Finzone in quel momento napoletano, mentre Caravaggio dipingeva la sua seconda Giuditta, lo copiava. Questo quadro, questa copia di Finzone esiste ed è oggi custodito a Napoli, a Palazzo Zevallos Stigliano. La critica è praticamente concorde nell'attribuirlo a Finzone. Finzone la eseguì copiando dall'originale che aveva proprio sotto mano nel suo studio, che era con lui appunto a Napoli e che ha conservato, come abbiamo visto, fino alla morte. Quindi oggi abbiamo una buona copia dell'originale caravaggesco che mai più abbiamo ritrovato. Vediamo questo quadro. La scena è simile, ma non uguale a quella della Giuditta Coppi. La luce sempre proviene da sinistra, ma non conduce direttamente a Giuditta, se non attraverso un percorso più contorto. Si disperde sul lenzuolo, sul letto disfatto in primo piano, si riflette sull'emiviso destro della vecchia Abra, che qui ricorda più uno zombie che una fantesca. Rischiara il volto e la scollatura della giovane Giuditta, per poi però precipitare senza gloria nel pozzo del pesante abito di velluto nero. E Giuditta qui è una vedova triste, sprezzante, senza grande passione, senza troppa luminosità interiore, senza traccia di eroismo, è una figura buia, come buia è l'azione che compie. La compie per dovere, per obbligo, ma anche forse per profonda disperazione. E il sipario di velluto rosso, abituale cornice del dramma caravaggesco, qui si contorce in un nodo un po' stentato che espone riflessi biancastri di un tessuto francamente liso. È un nodo un po' triste, senza anima, spento come una candela nella luce grigia dell'alba. Neanche per un istante si può credere, si può essere indotti a trovare la vita in queste figure. Sono piuttosto sagome di cartone su un palcoscenico un po' dimesso. Manca la sintesi, manca la speranza. C'è sì condanna, sacrificio, espiazione, c'è molto
paradigma, c'è teoria, c'è controriforma, c'è intenzione moraleggiante, ma c'è poco o niente Caravaggio. Copione, regia, interpreti svolgono in maniera diligente il compito assegnato senza gli acuti del genio. È evidentemente una copia priva della magia straordinaria dell'originale. E noi nell'ammirarla manteniamo nel cuore un pensiero triste, trepido per quel capolavoro oggi perduto che invece avrebbe saputo raccontare chissà quale altra storia diversa. Ma ecco che un giorno aprono quella soffitta francese. C'è dentro una Giuditta, ancora lei. La scena, la redazione, la struttura sono identiche a quelle della copia di Finzone, identiche. I primi esami fatti in fretta e furia depongono per una datazione abbastanza circoscrivibile, il primo decennio del 1600. Sono proprio quegli anni. Brivido. Ma c'è di più, c'è molto di più. Nel quadro di Tolosa finalmente torna la luce è quella giusta. È luce solare nel cuore della notte. È la magia che non solo rischiara, ma guida attraverso il dramma umano. Ci porta, ci conduce verso Giuditta, la investe, la avvolge sul viso, si ripiega in una delicata, tenue ombra nell'incavo di una guancia, si appoggia con una certa malizia sui seni gonfi, come fosse una crema da corpo lucida, uniforme. E Giuditta, pensierosa, quasi distratta, ne rimanda un poco un riflesso verso di noi, non la fa morire del tutto tra le pieghe del suo vestito nero. E il nodo rosso del drappo torna ad essere rosso, è un grumo di passione irrisolta, è uno scoppio di emozione conturbante appena emergente dal buio. Il quadro è di fattura squisita. Siamo su un pianeta francamente mai sfiorato da Finzone. Il buio alle spalle di Abra è in grado di risucchiarti dentro, ma contemporaneamente il candore della pelle di Giuditta è in grado di tenerti a galla in questa vita, in questo mondo così duro, triste, ma anche così pieno, ricco di bellezza. I primi osservatori, i critici, gli studiosi si fermano. Trattengono il respiro, percepiscono l'emozione del momento, la magia. Forse siamo di fronte a uno di quei miracoli che così poche volte accadono nella storia. Forse la Giuditta di Tolosa è proprio l'originale perduto. Forse è quel canto tardivo del maestro esule, ramingo, disperato, la sua chiosa ai versi d'amore che già aveva scritto per la prima Giuditta. Interviene un grande studioso di 600, Nicola Spinosa, esperto di pittura barocca, si espone, dichiara una convinzione autografa. Il Louvre si fa avanti, prepara l'acquisto, pone una prelazione. Gli altri esperti intervengono, si susseguono, si sovrappongono teorie, si formulano ipotesi, non è originale, è Finzone, è Guerrieri, è Caravaggio, è un altro copista. Da qua giù, francamente, si capisce poco e niente. Noi, poveri dilettanti, soggiaciamo a un tumulto di pensieri conflittuali combattuti. Da una parte la gioia, l'emozione, l'eccitazione per un ritrovamento sensazionale, dall'altra anche la rabbia, il disappunto per la prelazione francese, ma anche la fortissima curiosità, qualora fosse confermata l'autenticità, l'autografia del quadro, per la seconda versione del maestro, di un capolavoro che già tutto ci aveva detto. Poi una svolta brillante. Si decide di esporre alla Pinacoteca di Brera la Giuditta francese, la Giuditta di Tolosa, accanto alla copia napoletana di Finzone. E nella stessa sala
con un altro grandissimo, straordinario Caravaggio come la cena in Emmaus, nella versione appunto Patrizi di proprietà della Galleria Milanese, per un primo confronto possibile a tutti. E da qui parte la mia storia, da qui la mia febbre, la mia eccitazione. Dovevo andare a vedere, sapevo che i dipinti baciati dal genio sono in grado di dialogare tra loro, sanno parlarsi se messi vicini, e io ero curioso di ascoltare quello che avevano da dire. E così sono andato, più volte. La prima non ho neanche voluto tentare di capire, ho solo guardato, ma ero troppo distratto da altro, dalle meraviglie di Brera, Bellini, Mantegna, Piero, Raffaello, la meravigliosa pala di Ercole De Roberti e i teleri di Veronese, di Tintoretto. Mi sono smarrito, non ho sentito i quadri parlare tra loro. La seconda volta ero più preparato. Avevo rivisto la Giuditta Coppi a Roma in un pomeriggio di riflessione solitaria. Avevo letto il saggio pregevole di Spinoza e altri, molti altri contributi critici importanti. Una volta dentro Brera ho avuto la forza di non fermarmi davanti ai miei preferiti, a Carlo Crivelli, a Dosso Dossi, e giunto nell'ultima sala ho tenuto a lungo gli occhi posati sulla scena in Emmaus, delicatamente, rispettosamente, per riabituarli a quella lingua di Caravaggio, come si riabitua la vista alla luce dopo un soggiorno nel sottosuolo. Poi ho guardato le due Giuditta e sinceramente ho provato una fortissima emozione. C'era qualcosa sicuramente. Il quadro francese era splendido, emanava una luce sinistra, autonoma, vitale. Di sicuro non poteva essere Finson. La copia attribuita al fiammingo che le stava accanto era evidentemente molto inferiore. Finson usciva distrutto da quel confronto. La sua è una versione ben più misera della Tolosa francese. Ma soprattutto la Giuditta francese sembrava non essere affatto una copia. Sembrava dotata di un'energia propria, di una dignità, di una intensità autonoma. Mi aveva sorpreso, quasi rapito, una vera versione dark della mia adorata Giuditta Coppi. Sono uscito da Brera, che era già buio, molto molto turbato. Camminando nelle vie di Milano mi chiedevo perché, cosa non torna. Caravaggio d'altronde poteva ben aver fatto quel quadro, ne aveva avuto l'occasione, sapevamo che era scosso, sapevamo che era angosciato, deluso, spaventato, temeva per la sua vita, e lo dimostrano molti degli altri dipinti coevi. Questo timore, questa angoscia lo erodevano sempre di più fino al tragico epilogo, incidendo profondamente nella sua tecnica pittorica che si evolveva rapidamente verso un utilizzo strumentale della tenebra. Il nulla che avanza, come nel film La storia infinita, erodeva il suo cuore e poteva ben avergli fatto immaginare, concepire una Giuditta dark così. Forse, forse, una Giuditta, un battito accelerato, un lampo, un baleno di luce mi ha attraversato. Ho capito, sono ritornato una terza volta, di corsa, senza passare nelle inutili sale precedenti. Quella donna era lì che mi aspettava e credo sapesse che aveva scoperto, che avevo scoperto il suo segreto. Ho capito perché io amo Giuditta, la Giuditta Coppi di Roma, di un amore così viscerale, così profondo. L'autore della Giuditta francese, della Tolosa, ha dipinto davvero il personaggio biblico, una Giuditta qualsiasi, astratta, ideale, immaginaria, come lui pensava che fosse, copiando alla meglio
al suo meglio e in modo eccellente dal quadro originale. L'ha dipinta molto bene, con straordinario talento, tanto da oscurare il pur bravo Finson. In quel quadro, nel quadro francese, i chiari e gli scuri parlano di una vita complessa, raccontano una storia sicuramente piena di fascino, di peso. La luce c'è, è protagonista, sa attraversare la scena senza per forza appiattirla, sa ritagliare gli spigoli dei volti, i margini delle stoffe, il buio è presente e sa fare il suo lavoro, sa inghiottire, uccidere, e è presente il colore che sa far rinascere dove il buio uccide. Il dramma con i suoi personaggi funziona. Chiunque può applaudire questa creazione senza sentirsi uno sciocco, ma a nessuno, neanche a uno sciocco, può interessare davvero chi fosse Giuditta, e meno che mai interessa a me. E perché invece Giuditta Coppi calamita così il mio interesse, suscita così la mia emozione? Ma è ovvio, perché non è davvero Giuditta. Per Caravaggio la storia sacra, la agiografia, la tradizione religiosa, l'aneddotica del Nuovo e del Vecchio Testamento sono pretesti, sono contenitori formali, sono veicoli indispensabili per rendere concrete le commissioni ricevute, per trasportare su tela però l'unico vero universo che lo interessi, quello delle passioni terrene, dei sentimenti delle persone semplici, della fede più autentica, più semplice, più originale, delle ipocrisie della gente comune necessarie per vivere, delle piccole debolezze che portano a soccombere, della precarietà, della finitezza, della complessità, di quello straordinario paradosso incarnato che sono gli esseri umani. Dell'amore, sì, dell'amore. Io lo so che può suonare strano questo concetto delineato nella vita di un uomo che mai si è fermato, mai ha legato a sé una donna, mai è rimasto al suo fianco a costruire, ma sempre si è mosso per distruggere tutto, compreso purtroppo se stesso. Però nessuno può convincermi che non abbia amato anche lui. Amato per di più con quella forza mostruosa che troviamo nelle sue opere. Lui ha amato Fillide, per esempio. Fillide Melandroni, una ragazza di strada. L'ha amata davvero, di un amore tenero, travolgente, intenso, sofferto, possessivo, furioso come quello di Orlando, ma vero, non di carta o di poesia. Piangeva per Fillide, gridava per lei, lottava per lei. Per lei probabilmente si è battuto e per lei ha ucciso e dunque per lei si è rovinato la vita. È lei, è Fillide la fanciulla della Giuditta Coppi, non Giuditta. È pensando a Fillide che Caravaggio ha avuto il coraggio di sentire che c'è luce in mezzo alla tenebra. Perché luce era quel calore diffuso che sentiva dentro quando era insieme a lei. E mentre guardava lei, Fillide, la sua amata, la sua modella, vestita come una vedova ebrea che compie il suo tragico dovere, Michelangelo sentiva e amava la vita, la sua vita, e la comprendeva, la riconosceva, ne sentiva in pieno il valore. È questo quello che ha dipinto, è questo quello che voleva rappresentare, non una storia del Vecchio Testamento coperta di polvere e sangue incrostato. Quella percezione di profondità era magari labile, fugace, come un sussurro, perché il suo amore, il suo oggetto era effimero come le ali di una farfalla
effimero era il rapporto con Fillide, ma quel rapporto è stato esattamente ciò che ha permesso a Caravaggio di collocare tanta straordinaria bellezza su una tela. È la stessa intuizione cristallizzata per sempre su un quadro, è la magia che coglie l'osservatore moderno, attivando in lui lo stesso identico processo interiore. In Giuditta e Oloferne, Caravaggio ha dipinto, forse senza nemmeno rendersene conto, il senso, la grandezza, la natura dell'amore umano. Il suo amore per Fillide, quello di tutti noi per coloro che amiamo. Nella Tolosa, nel quadro francese, invece, chiunque l'abbia dipinta, ha narrato semplicemente una bella e sanguinosa storia antica di cui a nessuno importa più nulla.